saranno proprio nell'ordine in cui li vedrete tuffarsi. Allora, dalla Russia, numero uno, Artem Sinsenko. Secondo a tuffarsi il campione del mondo in carica, il colombiano Hernando Duque. Che gli contenderà quasi certamente tra quelli che gli contenderanno il successo finale, l'inglese Gary Hunt. Ora un altro veterano dei tuffi è qui da Furero, è l'Ucraina Anatoly Shevchenko. Amici, qui voglio un applauso più forte, perché lui con un'espressione tipica italiana si è così sfogato per non poter partecipare alla gara, un problema al ginocchio nel tuffo di riscaldamento, l'inglese Blake Aldridge. Comunque sosterrà sicuramente i suoi colleghi amici. E poi, alla volta, dello statunitense, di origini italiane, Dan Kosuri! E sono tre i rappresentanti degli Stati Uniti, e la volta di Andy Jones! Seconda partecipazione qui a Furore. E lui, così come invece Orlando Duque, è il veterano dei veterani di questa manifestazione, ma il sempre verde e sorridente francese Cyril Humedican. Anche se il vero mister sorriso è lui, dalla Repubblica Ceca, Michal Nerotil. Qui a Furore in sorteggio li ha messi vicini uno dopo l'altro. Il primo a tuffarsi sarà il colombiano Miguel García Solís. Sosteniamoli questi esordienti. L'altro arriva dal Messico, lui è Sergio Guzman. Il secondo atleta messicano si è infortunato nell'ultimo tuffo di prova, bendato alla caviglia, ma presentissimo, Jonathan Paredes, per la sua telecamerina. E dalla rotta dell'est, l'unico rappresentante, arriva dalla Polonia, Chris Kolanus. Che gareggia qui a Furore un po' in tutto il mondo, un beniamino, un grande amico di Furore, lussemburghese Hayan Kruh. Un ultimo tuffarsi scuola sudamericanissima, arriva dal Brasile Giuseppe Meandro Alves de Lima. Ultimo a tuffarsi, quindi potrà più qualche vantaggio rispetto ai suoi concorrenti, il terzo atleta statunitense, anche lui sembra italiano, ma nemmeno Steve Lepio. Non è finita perché c'è l'inno italiano, scusate. È il momento più solenne della manifestazione e poi
gli atleti potrete avvicinarvi. L'inno italiano.